Marco Nacciarriti, allora è arrivato questo pareggio casalingo dopo la grande impresa di Ferrara, partita difficile come era stata molto difficile anche la gara dell'andata. Sì, la Pistoiese è una squadra ostica, oggi l'abbiamo visto, eravamo consapevoli di fare un'ottima gara, forti delle due prestazioni sia con il Siena e sia con la SPAL. C'è stato un pareggio, lo archiviamo in maniera buona anche perché abbiamo mosso la classifica, il Pisa che è davanti ha pareggiato anche loro, certo abbiamo perso magari quell'app per fare un qualcosa in più, però molto molto fiduciosi. Forse il vantaggio immediato ha un po' illuso la squadra? Ah, il vantaggio strameritato, dovevamo chiudere subito la gara, poi siamo stati lì, abbiamo tentato di giocare un po' più la palla, magari se fossimo stati un po' meno leziosi, un po' più cinici, forse magari oggi in questo momento parlavamo di un'altra partita. Gioco molto spezzettato nel secondo tempo, abbiamo visto tanti falli, l'arbitro non mi è sembrato con la giusta personalità per dirigere nel secondo tempo la gara. Ma guarda, dell'arbitro noi siamo abituati a non parlare, io sono consapevole che quando noi giochiamo in casa un po' di difficoltà è lo stesso campo che ce lo crea, poi non ci dimentichiamo che noi in questa fase del campionato siamo terzi, abbiamo battuto la SPAL, abbiamo battuto il Siena e chi viene a giocare con noi molto probabilmente gioca con una tra le prime in classifica, quindi il piglio è diverso anche per i nostri avversari. Avete sofferto nella collinetta con Bucchi, abbiamo visto. Con Bucchi si soffre sempre durante la partita, lui più di me perché ovviamente gli manca il campo, lì riesce veramente a essere il condottiero, oggi è mancato anche Cristian Bucchi. Mirko Savini, allenatore in seconda della Maceratese, dunque un 1-1 che lascia un po' di rammarico. Sì, lascia un po' di rammarico perché ecco, sapevamo, eravamo consapevoli che questo poteva essere ecco, una partita dove potevamo fare un step successivo. C'è rammarico perché siamo stati poco lucidi rispetto ad altre volte, però allo stesso tempo c'è la consapevolezza che mercoledì si rigioca, abbiamo allungato la striscia positiva, un altro punticino e adesso ci prepareremo per la partita di Prato. Una Pistoiese che si rivela una squadra ostica come all'andata? Assolutamente, l'andata fece una bella partita, la vincemmo. Qui il primo tempo secondo me noi potevamo far qualcosina in più per chiuderla, secondo sono usciti bene loro, alla fine il pareggio è più che meritato da parte della Pistoiese e niente, il calcio è questo. Fortunatamente si rigioca mercoledì contro il Prato, come ci arriva questa squadra? Assolutamente è una cosa positiva perché ecco ribadisco siamo rammaricati perché si poteva fare lo step successivo, però siamo anche consapevoli che del campionato che stiamo facendo e soprattutto da qui alla fine saranno 7 battaglie che vorremmo vincere a tutti i costi.